fatturato, siamo stati definiti da TripAdvisor come la migliore compagnia aerea regionale low cost per l'Italia, la Francia e la Spagna, e quest'anno stimiamo di raggiungere i 380 milioni di fatturato. Come dicevo prima, continuiamo a crescere la nostra flotta, ad aumentare la flotta con l'introduzione di sempre più Airbus, di Airbus A319, che sono configurati a Verona con 156 posti. Abbiamo scelto di passare a questo tipo di aereo per svariati motivi, principalmente perché ci permette da un lato di trasportare più passeggeri, un 20% in più rispetto a quelli trasportati dal Boeing 717. Ci consente di raggiungere destinazioni più lontane, perché l'Airbus ha un raggio di volo di 3.500 km contro i 2.500 che invece riesce a raggiungere il 717. È un modello che è disponibile in grande quantità, esistono più di 1.400 esemplari di Airbus 319, mentre esistono soltanto 156 modelli di Boeing 717, quindi una grande differenza. E ci auguriamo quindi di continuare a fornire nuove destinazioni anche più lontane. E, Volotea fa parte della IATA, nel corso degli anni ha ottenuto una certificazione che si chiama IOSA, che è una certificazione fornita dalla IATA per l'Operational Safety Audit, cioè si tratta di garantire gli standard di qualità e di sicurezza certificati IATA, e noi abbiamo ottenuto questa certificazione svariate volte. Creiamo sempre nuovi posti di lavoro, 300 dei posti di lavoro di cui parlavo prima sono proprio in Italia. Più tardi vedremo nel dettaglio i posti di lavoro che generiamo su Verona. Anche nel 2018 abbiamo creato 250 posti di lavoro e ulteriori ne creeremo il prossimo anno. Per fare una piccola somma del recap di Volotea in genere, possiamo quindi dire: punto principale di arrivo in questo momento i 20 milioni di passeggeri. Siamo una delle compagnie aeree low cost in Europa col tasso più alto di crescita. Abbiamo aumentato il nostro utile operativo raggiungendo gli 8,3 milioni di euro nel 2017 con un fatturato di 307 milioni. E quindi abbiamo avuto un incremento lo scorso anno del 23%. Quest'anno ci aspettiamo più o meno di ottenere gli stessi risultati. E poi abbiamo riottenuto la certificazione IATA. Ma arriviamo a Verona, che è quello che poi ci interessa più di tutto oggi. Intanto, da inizio attività a fine settembre 2018 abbiamo trasportato oltre 500.000 di passeggeri, sono circa 585.000 passeggeri trasportati nel 2018, questo per noi segna un più 33% rispetto all'anno precedente. Considerando che l'aeroporto cresce di circa 20%, vuol dire che Volotea contribuisce largamente alla crescita dell'aeroporto. Devo anzi ringraziare l'aeroporto con il quale abbiamo una meravigliosa collaborazione, grazie anche a loro che siamo riusciti a crescere così tanto. Da inizio attività ad oggi... Scanso di qui c'è l'11%, scusate. Gennaio, settembre, e novembre, dicembre. Ok, perfetto. Scusate, capito male io prima, quindi ulteriormente siamo ancora più pesanti in questo caso, meglio per noi. L'altra cosa importante da dire è che dall'inizio delle nostre attività ad oggi a Verona abbiamo trasportato oltre 2 milioni di passeggeri. Quest'anno abbiamo avuto un tasso di occupazione, quello che si chiama load factor, molto alto, di circa il 94%, quindi gli aerei sono partiti sempre pieni. E il tasso di occupazione ha raggiunto un picco del 98% nel mese di agosto, che come tutti sappiamo è il mese preferito per gli italiani per andare in vacanza, e abbiamo operato più di 4.300 voli. Quindi, come vedete, una crescita decisamente esponenziale nel corso degli anni. Nel primo anno abbiamo trasportato 5.000 passeggeri, operavamo un'unica rotta, per arrivare oggi quest'anno a 19 rotte con 750.000 passeggeri. Ci aspettiamo di chiudere l'anno intorno a questa cifra. Offriamo ogni anno nuove destinazioni e quest'anno ne abbiamo offerte
21. Siamo la prima compagnia aerea per numero di destinazioni aeree collegate. Abbiamo un tasso di raccomandazione dell'87%, ciò significa che tutti i nostri passeggeri raccomanderebbero, l'87%, non proprio tutti, dei nostri passeggeri raccomanderebbero Volotea a parenti ed amici. Questo dato ce l'abbiamo perché dopo il volo inviamo un questionario a tutti i passeggeri e quindi verifichiamo immediatamente le risposte di tutti coloro che hanno volato con noi. Le rotte nuove di quest'anno sono state Atene, Antalya, Faro, Heraklion, che è a Creta, e Lamezia Terme. Sono tutte rotte che hanno avuto grande successo e che verranno infatti ripetute il prossimo anno. Come dicevo prima, l'Airbus, come diceva anche Camillo, l'Airbus, che è la nostra nuova macchina, quindi il nuovo tipo di aeromobile che utilizzeremo, è arrivato quest'anno a Verona. Verona è diventata la prima base Volotea in Italia ad avere questo tipo di aeromobile. 4 Airbus sono posizionati presso lo scalo veronese e questo ci ha consentito di trasportare un numero maggiore di passeggeri, perché hanno appunto 156 posti contro i 125 dell'aeromobile che avevamo in precedenza. E ci permettono di volare più lontano, ma anche di emettere meno gas serra, quindi sono anche, tra virgolette, aeromobili più ecologici, comunque meno inquinanti, e bruciano il 12% in meno di carburante. Quindi un grande successo per Verona, perché è la prima base in assoluto in Italia sulla quale decidiamo di basare questo tipo di aeromobile. Quindi è un altro grande successo per questo aeroporto e per Volotea presso l'aeroporto. Per quanto riguarda invece la tipologia di passeggeri che trasportiamo da e per Verona, vediamo come i passeggeri che generiamo presso lo scalo sono 58% originanti dal territorio, cioè il 58% dei passeggeri partono da qua, sono veronesi o veneti che partono per andare in vacanza o per lavoro, il rimanente 42% sono arrivi. Fatto 100 il flusso dei passeggeri Volotea da Verona, vediamo come di questo 58% che parte da qua, l'89% si dirige verso destinazioni domestiche, in particolar modo verso Catania, Palermo, Bari e Napoli. Tenete presente che a Catania arriviamo ad operare fino a 3 voli al giorno in alta stagione, 2 voli su Napoli, e Palermo e Bari sono giornalieri, sono quindi le nostre destinazioni con maggiori frequenze e anche quelle su dove c'è una tipologia di traffico, sia business che leisure, mentre il rimanente 11% va un po' in tutte le altre destinazioni che offriamo a livello Europa. Per quanto riguarda invece i passeggeri che arrivano a Verona, il 95% è generato da destinazioni domestiche, cioè dal territorio italiano, in particolar modo da Catania, Palermo, Bari, Napoli e Cagliari, e solo il rimanente 5% viene originato invece da destinazioni europee. Quindi il traffico che generiamo su Verona è prevalentemente un traffico di tipo domestico per quanto riguarda l'incoming ma anche l'outgoing. Ma veniamo alla vera chicca del prossimo anno. Lanceremo 2 nuove destinazioni internazionali, una alla volta di Malta, per la quale offriamo 5.700 posti, un volo a settimana a partire da giugno del prossimo anno, e l'altra alla volta di Zante, un'altra meravigliosa isola greca molto apprezzata dagli italiani che consiglio a tutti di visitare. Queste 2 nuove rotte sono esclusive Volotea e ci porteranno ad avere un totale di 15 rotte esclusive, cioè 15 rotte che vengono operate solo da Volotea, dallo scalo veronese, per un totale di 21 rotte. Quindi per quanto riguarda il 2019 di Volotea Verona avremo queste 2 nuove destinazioni. Estenderemo però anche la stagionalità di tantissime rotte, infatti aumenteremo la nostra capacità il prossimo anno del 15%, non soltanto grazie all'aggiunta di queste 2 nuove rotte, ma anche grazie all'estensione della stagionalità di queste destinazioni, e aggiungendo frequenze poi su Heraklion, Olbia ed anche Lamezia Terme.
Quindi ci sarà non soltanto una crescita in termini di novità, ma un consolidamento e crescita in termini di rotte preesistenti. Questa è la mappa delle rotte che opereremo il prossimo anno con le due novità di Malta e Zante. Opereremo ancora verso Cork, che è una destinazione che ha avuto un grande successo e che è stata richiesta sia da studenti per andare a fare vacanze studio sia per vacanza. Opereremo ancora su Faro e poi tutte le altre destinazioni, le isole greche e le Baleari, così come Pantelleria, Lampedusa e la Sardegna. E Malta e Zante sono appunto le nostre due nuove scommesse e sono certa che funzioneranno molto, molto bene entrambe. E, le 15 destinazioni esclusive sono quelle che vedete nel riquadro centrale, sono tutte destinazioni che Solo Volotea opera in termini di voli schedulati, quindi voli di linea, e le due sono le destinazioni nuove. A Verona fino ad oggi abbiamo assunto e dato lavoro a 94 persone, quindi la maggior parte di queste persone sono veronesi o venete, impieghiamo personale locale. Barbara ad esempio, che lavora qua, è proprio una veneta ad hoc. E incominceremo però entro la fine dell'anno nuove sessioni di reclutamento di personale. Proprio qui a Verona, entro la fine anno, ci saranno appunto le selezioni per assumere nuovi dipendenti. Tenete presente che tutti i nostri dipendenti sono costituiti in Italia da assistenti di volo e piloti. E ci tengo a sottolineare che tutti i nostri assistenti di volo, così come i piloti, sono riconosciuti sempre dai nostri clienti per la grande cordialità, per il servizio, per l'attenzione particolare ai nostri passeggeri. Questi sono i nostri tre anni di base. Vedete, nel 2015 con Lazzaro Rossi, uno dei nostri fondatori, il lancio della base, nel 2016 una foto scattata al Filarmonico del quale siamo partner, e infine abbiamo celebrato una delle nostre milestone qui lo scorso anno, i 12 milioni di passeggeri. Siamo inoltre la prima compagnia aerea a Verona per numero di destinazioni collegate. Per fare un recap finale di quanto ci siamo detti, Verona.